31esima domenica del tempo ordinario. La parola di Dio di questa domenica è un monito verso coloro che hanno una responsabilità di guida per il popolo, i pastori, i maestri del popolo. Gesù, nella discussione con i farisei e con gli scribi, mette sull'avviso la folla perché mette in pratica ciò che dicono i farisei, gli scribi, ciò che insegnano, ma non ne segue l'esempio. È un monito forte ed è un'accusa decisa contro coloro che pongono dei pesanti fardelli sulle spalle degli altri, ma non sono disposti a muoverli neppure con un dito. Ciò che è accaduto alle guide del popolo, di aver imparato bene la legge, di presentarla in maniera dottrinalmente perfetta, ma senza la coerenza della vita, è evidentemente una disgrazia per il popolo, perché non è facile avere degli esempi incoerenti e poi praticare la legge con coerenza. Tuttavia, da un lato Gesù critica coloro che hanno la responsabilità di guidare il popolo, dall'altro non esime il popolo dall'osservanza della legge. Ma è indubbio che la responsabilità principale sia di coloro che hanno la guida della comunità e che non lo fanno con amore, non lo fanno davvero con senso di responsabilità. Ci sono diversi motivi in questo passo del Vangelo di Matteo che ruotano attorno al tema della responsabilità di chi ha la guida del popolo. Il primo motivo è questo, la coerenza della vita. È facile lasciarsi condurre dell'abitudine, cadere nella routine, anche per coloro che hanno appreso la legge, per quanti l'hanno ricevuta in custodia. Non pensiamo soltanto agli scribi e ai farisei, pensiamo anche alla realtà odierna, pensiamo anche alla realtà della Chiesa, ma anche del mondo dell'educazione. Quanti hanno appreso, diremmo così, la retta dottrina, quanti hanno coltivato i valori, quanti hanno ricevuto il dono della giustizia, della verità, e che educano in maniera incoerente, come se in fondo ciò che loro fanno in nessun modo si ricollega a ciò che dicono, perché non ci credono. Quando Paolo VI, recentemente beatificato, diceva che il mondo oggi ha bisogno più di testimoni che di maestri, non voleva dire che i maestri non sono necessari, che non sia importante dire le cose come stanno, che proporre un messaggio corretto, ma diceva che se questo non è sostanziato da una vita che vi corrisponda, perde di significato e non attira nessuno. Non è in grado, cioè, di compiere lo scopo per cui è dato un incarico di servizio, di guida. La prima cosa dunque che Gesù richiama alla mente delle guide e della folle è questo: che la coerenza con ciò che si crede e che si annuncia è indispensabile. E poi il secondo è un motivo che sostanzia la responsabilità. Perché si è responsabili gli uni degli altri? Ma perché anzitutto siamo una sola famiglia. Gesù dice: nessuno di voi si faccia chiamare rabbì, nessuno di voi si faccia chiamare padre, perché siete tutti fratelli e uno solo è il vostro maestro, uno solo è il vostro padre. Dunque la fraternità è la ragione fondamentale per la quale siamo chiamati a sentirci responsabili gli uni degli altri, non nell'invadenza, non nell'imposizione, non certo nel fanatismo, ma nel riconoscersi in un cammino comune e dunque chiamati a sostenerci gli uni gli altri. E chi ha l'incarico di essere guida lo deve svolgere questo incarico con uno spirito appunto fraterno, umile. Ed ecco il terzo punto che Gesù richiama con forza: chi vorrà essere grande tra di voi si faccia vostro servo. Cioè essere guide non comporta un di più di autorità, ma comporta semmai l'autorevolezza che nasce dallo stile del servizio. Quello che era considerato allora un potere, Gesù lo considera per quello che deve essere invece nella famiglia di Dio, dunque nella comunità dei credenti, un servizio. Chi ha la responsabilità della guida è chiamato a farsi umile, piccolo, in mezzo agli altri, a servire,
Questo che oggi così spesso Papa Francesco richiama a tutta la Chiesa è in fondo il messaggio proprio del Vangelo, nel quale Gesù propone il suo proprio stesso stile di servizio, che è poi diventato quello dei discepoli. Dunque, il non imporre pesi agli altri, il sentire ciascuno fratello in cammino, dunque da sostenere attraverso la guida, attraverso una presenza assidua, sollecita, e farsi piccolo perché poi spetta a Dio riconoscere i meriti dei cuori. Questo lo riconosceva già in antico il profeta Malachia, in un libretto denso, forte, dove il monito alle guide di Israele, i sacerdoti, era un monito che richiamava addirittura la maledizione di Dio per chi non l'avesse accolto. E anche Malachia faceva perno su questo concetto. Non siamo forse creati tutti da un unico Dio? Non siamo forse figli di uno stesso padre? Cioè la convivenza di un popolo attorno anche ai suoi pastori e alle sue guide è una convivenza di tipo familiare. E chi ha la responsabilità di guidare deve servire fraternamente il popolo. E allora lo stile, quello giusto, è quello che propone Paolo nella prima lettera ai cristiani di Tessalonica, quando presenta se stesso come un esempio amorevole di guida e afferma che proprio i cristiani di questa città, Tessalonica, hanno potuto accogliere in lui la parola di Dio perché lo hanno riconosciuto nella generosità dei sentimenti, dell'attitudine, dell'impegno. Cioè Paolo non è stato mosso da interesse privato, come accadeva ad esempio ai sacerdoti cui si riferiva Malachia, dove i guai della vita del popolo nascevano in fondo dal prevalere degli egoismi e dunque dal diffidare gli uni verso gli altri. Ciò che invece fa Paolo è l'atteggiamento di un genitore, come una madre è stato tenero con i suoi figli e come un padre li ha esortati affinché non si perdessero. Dunque l'atteggiamento di Paolo è l'atteggiamento di una persona che ha a cuore coloro che gli sono affidati. Dovrebbe essere questo l'atteggiamento di ogni educatore, di ogni responsabile della comunità, di ogni persona chiamata ad un servizio nella comunità, anche la comunità civile, anche la comunità politica, ma anzitutto nella comunità ecclesiale. E possiamo dirlo nella famiglia. L'esempio di Paolo che si richiama all'atteggiamento della madre o del padre, anche se oggi la lettura non è completa e quindi ad esempio il richiamo alla paternità che esorta, che guida non compare nel testo, ma questo esempio di Paolo dovrebbe essere l'esempio di tutti i genitori che hanno a cuore l'educazione dei figli, non perché hanno qualcosa da imporre, semplicemente da tramandare, ma perché hanno un esempio di vita da trasmettere. E chi riceve questo esempio lo riceve nella umiltà, nella fraternità, nell'amore, nella tenerezza e insieme nella sollecitudine, come dice Paolo, per il bene degli altri, non può che trarne vantaggio, giovamento. Alla fine il richiamo alle guide è un richiamo che fonda la sua forza sulla premura di Dio verso il suo popolo, verso i suoi figli. Se l'umanità è una famiglia, Dio ha cura di ciascuno dei suoi figli e desidera farlo attraverso coloro che ha chiamato ad una qualche responsabilità. Sentirsi dunque una mano di Dio in mezzo al popolo. Sentirsi come genitori, come educatori, come insegnanti, come responsabili della vita civile, economica, politica, culturale, come pastori della Chiesa. Sentirsi gli uni a sostegno degli altri, perché si compie questo disegno di amore, che è quello che l'umanità sia davvero una famiglia. È il sogno di Dio, ma può diventare un ideale meraviglioso da vivere, impegnativo certo, come ogni ideale che comporti la coerenza della vita con ciò che si proclama.